Albano e Romina Power l'anno che verrà, le prove fanno impazzire i fan a Maratea. Albano e Romina Power ancora insieme per l'anno che verrà, la trasmissione con cui Rai 1 festeggia il Capodanno. I fans, nel frattempo, sognano ancora il ritorno di Fiamma. Albano Carrisi e Romina Power ancora insieme, canteranno insieme all'anno che verrà, il concerto di Capodanno a Maratea trasmesso da Rai 1. Il piccolo comune della provincia di Potenza ha già avuto modo di accogliere con calore i due cantanti. In particolare oggi ha mostrato tutta la sua energia durante le prove del Leone di Cellino San Marco. Ho visto che la sanno meglio di me o quasi, ha scherzato Albano ai microfoni di Rai News riferendosi alle prove di Felicità. Poi facendosi più serio ha spiegato, certo che sentire una marea di gente cantare insieme a te ti dà più energia. Ma il cantante ha chiesto ai suoi fan di non consumare oggi tutte le loro energie. Domani servono tutte le energie per fare un lavoro straordinario, sarà sicuramente così, ha assicurato Albano. Intanto Romina Power sui social mostra la bellezza di Maratea attraverso un video suggestivo. Lo ha pubblicato su Instagram annunciando il suo arrivo. Ag. Romina Power si dà allo shopping. Romina Power si dà allo shopping. A poche ore dall'arrivo in TV dell'anno che verrà, i fan sono felici di rivedere Albano e Romina di nuovo insieme sullo stesso palco a pochi mesi dall'abbandono già annunciato da parte del pugliese. Albano crea sempre intorno a sé un vero e proprio caso e anche nelle ultime settimane è stato così dopo il rifiuto del Festival di Sanremo e l'annuncio che presto lascerà la musica dopo che il suo corpo ha dato i primi segnali di cedimento. Sicuramente la musica gli mancherà ma i fan mancheranno sicuramente i suoi duetti con Romina con la quale partirà presto per un altro tour in Germania. I colpi di scena potrebbero non mancare ma quella che non ha perso il sorriso non soltanto l'annuncio del suo ex è Romina Power partita per le sue vacanze di fine anno insieme a famiglia e amici e pronta a scegliere un bel vestito per l'ultima serata dell'anno. In particolare, Romina Power ha pubblicato questa foto su Instagram e ha scritto. Na pausa canina mentre scegliamo gli abiti per Capodanno. Clicca qui per vedere il suo sorriso in attesa di scoprire quale sarà il suo vestito. Albano e l'intervista a Verissimo. Albano, ai microfoni di Verissimo, ha raccontato le difficoltà iniziali nel vivere la grande storia d'amore con Romina Power. Ai microfoni di Silvia Toffanin, infatti, il Leone di Cellino San Marco ha raccontato le perplessità dei suoi genitori quando ha parlato per la prima volta di Romina, una bellissima e giovane fanciulla che arrivava dagli Stati Uniti, con una cultura e una mentalità diversa da quella italiana. I miei genitori non sapevano nemmeno cosa fosse Hollywood, Los Angeles diventava Rosangela, storpiavano i nomi senza volere. Mia madre disse, perché sposi la figlia di un attore? Sono tutte Z e. Ce n'è voluto per farla accettare. La nostra storia è nata sul set del film Nel Sole. Lei non sapeva che fossi io e viceversa. All'inizio non mi piaceva, troppo americana, poi vedevo che spariva sempre e lo facevo anch'io perché sono di una timidezza proverbiale. Quando stava da sola, faceva la maglia, scriveva, ma fare la maglia era una cosa tipica del sud a quei tempi. Gli ultimi tre giorni del film sembravo diventato trasparente per lei, poi ci siamo persi di vista. Mi ha richiamato dopo un anno, mi voleva incontrare e tutto è andato come doveva andare, una vita intensa, ha raccontato Albano che, con Romina, ha vissuto degli anni meravigliosi che hanno portato alla nascita di quattro figli, aggiornamento di Stella Di Benedetto. Natale lontani per Albano e Loredana Leciso. Il possibile ritorno di Fiamma tra Albano e Romina Power continua ad essere oggetto di interesse e discussione nei social network. La coppia,
che di recente è stata avvistata insieme durante una passeggiata tra i mercatini di Natale, sarà protagonista a Matera dell'anno che verrà, il programma condotto da Carlo Conti che saluterà l'arrivo del 2018. Ma cosa sta davvero accadendo tra loro? Qualcosa bolle in pentola secondo molti estimatori della coppia, che hanno notato la decisione di Loredana Lecciso di lasciare la Puglia durante il periodo natalizio, trascorso insieme ad un'amica a Pavia. Insieme a lei che è anche il figlio Marco, come testimoniato dagli scatti pubblicati su Instagram. Albano aveva al contrario, annunciato a Verissimo che sarebbe rimasto a Cellino San Marco a Natale, motivo che ha fatto sorgere più di qualche perplessità riguardo le decisioni della coppia. Sono dunque rimasti separati nel periodo tradizionalmente dedicato alla famiglia? Per quanto riguarda Romina, lei ha scelto la montagna insieme ai figli, come a quanto pare si sono a loro volta allontanati dal padre in occasione del 25 dicembre. Ag. Il regalo ai fan. Albano e Romina Power tornano insieme ancora una volta, la coppia tra le più amate di sempre ha deciso di riunirsi per regalare un nuovo, indimenticabile momento a tutti i loro fan. Ci attende infatti, nel corso dell'anno che verrà il 31 dicembre, un duetto davvero sorprendente che commuoverà i fan più nostalgici. I due si esibiranno durante la trasmissione L'anno che verrà, il programma che accompagnerà i telespettatori verso la mezzanotte del Capodanno 2018. Un grande regalo per i fan, considerando che è davvero difficile vederli insieme, fianco a fianco, in TV e questo nonostante i due siano in tour in giro per il mondo. Entrambi però lo sono spesso da singoli. L'artista americana è stata ospite in varie trasmissioni tra le quali Verissimo di Silvia Toffanini e poi Sabato Italiano su Rai 1, mentre il cantante di Cellino San Marco ha rilasciato più di un'intervista sia a Canale 5. L'amarezza del cantante per Sanremo. La nuova reunion con Romina Power può essere sicuramente un motivo per recuperare entusiasmo per Albano Carrisi, che si è trovato a vivere una grande delusione con l'esclusione dal Festival di Sanremo. E in un'intervista ai microfoni di Verissimo, si è lasciato andare a dichiarazioni piuttosto dure riguardo l'esclusione e il fatto che non ci sarà un'altra occasione per rivederlo sul palco dell'Ariston. Sì, è vero, ho detto che ho chiuso con Sanremo da perdente. Mi hanno fatto fuori e non dirò mai il motivo perché sono un galantuomo. Però, come fa una giuria di qualità a dare zero a una melodia come quella che portavo? C'è qualcosa che non torna, non sono sordi. Ho perso la partita ma ho vinto i campionati, ad ogni modo di sicuro non sarà presente come ospite, fuori gara, Sanremo lo devi vivere facendo la gara, non come ospite d'onore di una serata, per quello ci sono tanti programmi. In gara con Romina? No, già fatto, non è un'esperienza che si ripeterà. Ag. Quella confessione su Loredana Lecciso. Albano Carrisi e Romina Power sono pronti a tornare sul palco insieme. Gente, il cantante è stato ospite di Silvio a Toffanina Verissimo ed è qui che ha svelato retroscena inediti del rapporto con Loredana Lecciso e di quest'ultima con la madre di Albano. Yolanda non parlava molto con Loredana, adesso penso proprio di sì, dai. Perché Loredana, l'errore che ha fatto all'isola, è stato quello di dire io lascio Albano. In diretta, in televisione. Ha raccontato il cantante di Cellino San Marco, per poi aggiungere, mia madre quando l'ha sentita ha detto non poteva aspettare che tornasse da Albano per dirgliele queste cose? Proprio in TV deve dirlo? E conclude, però io ora voglio dire, onestamente, si poteva aspettare la fine del programma e parlarne, tra noi. Aggiornamento di Anna Montesa no. I fan sperano ancora nel ritorno di Fiamma? Quella di Albano Carrisi e Romina Power è stata una grande storia d'amore che continua ad appassionare i fans ancora oggi.
I due artisti si sono separati ormai da tantissimi anni, ma i fans non si rassegnano all'idea di non vederli più come coppia e continuano a sognare il ritorno di fiamma nonostante il leone di Cellino San Marco si sia da tempo formato un'altra famiglia insieme a Loredana Leciso. Albano e Romina Power hanno cominciato a riavvicinarsi grazie alla musica. I due ex coniugi hanno ricominciato a cantare insieme portando le loro canzoni in giro per il mondo. Il pubblico ha così ricominciato a sperare di vederli anche nuovamente felici e innamorati, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate da Romina ai microfoni di Verissimo: "Albano mi ama ancora e anche io lo amo ancora. Se tu vivi con una persona per 30 anni rimane sempre il collegamento, anche se non vivono più insieme". Albano ha prontamente smentito il ritorno di fiamma e più volte si è detto stufo del gossip. "Basta gossip su me e Romina, la mia compagna è Loredana Leciso. Io e Romina siamo come fratello e sorella", aveva detto. Oggi, però, i rumors sono tornati a galla anche se non ci sono prove del riavvicinamento sentimentale sognato dai fans. Albano e Romina, infatti, hanno trascorso le feste di Natale separati, lei in montagna con i figli e lui a Cellino. Albano e Romina insieme a Capodanno. Complice un impegno professionale, Albano Carrisi e Romina Power trascorreranno il Capodanno insieme. I due, infatti, saranno presenti a Maratea per l'anno che verrà, la trasmissione di Rai 1 condotta da Amadeus e che andrà in onda il 31 dicembre. Sul palco, tra i tanti artisti presenti, ci saranno proprio Albano e Romina. Ieri, con un post su Instagram, ha annunciato di essere alla prese con la scelta degli abiti per Capodanno mostrandosi serena e sorridente. Romina Power, dunque, appare molto concentrata sulla sua carriera che sta vivendo un nuovo capitolo dopo la reunion con Albano. I fans, dunque, sono pronti a seguirli anche l'ultima notte dell'anno sperando di ricevere qualche segnale che faccia pensare ad un loro riavvicinamento. Per il momento, Albano e Romina restano due persone che si sono amate molto e che sono tornate a collaborare insieme solo professionalmente.